Grazie Concetta, buongiorno a tutti. Ma io credo che chi mi ha preceduto ha dato dei messaggi essenziali sullo spirito con cui noi stiamo conducendo il piano triennale dell'SNPA. Piano triennale 2014-2016, che poi insomma, si concluderà in questo 2017, anno cruciale di transizione, perché poi avremo un piano triennale di valenza ben più alta che quello previsto dalla 132. Sono state dette delle parole chiave: apertura di dati, apertura delle reti. Allora apriamoci. Io vorrei dare rapidamente una prospettiva di quello che è la realtà all'esterno del sistema, perché noi dobbiamo lavorare al nostro interno per poterci rivolgere ed essere utili, servire l'esterno del sistema. Sapete qual è la parola dell'anno del 2016? Post-truth, post-verità. La società che cura i dizionari di Oxford ha detto che la parola dell'anno 2016 è post-verità, che era un termine che si associava soprattutto alla politica. Si parlava di post-truth politics e che ha avuto un picco di dimensione e di citazioni proprio nel 2016 al seguito della Brexit e a seguito dell'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Che vuol dire? Vuol dire che ci si è resi conto che oggi i fatti oggettivi sono meno influenti nel confermare l'opinione pubblica rispetto agli appelli comunque alle opinioni, alle sensazioni, alle credenze personali. Quindi c'è proprio, come dire, una discontinuità tra quello che è il fatto oggettivo, e noi facciamo scienza, no? Quindi scienza, il dato oggettivo, l'informazione vera, e quello che viene invece percepito, sentito dall'opinione pubblica, che poi però soprattutto nelle società, diciamo, democratiche, o qualcuno dice post-democratiche, sono quelle che prendono le decisioni, no? Quindi post-verità. In realtà, per quanto riguarda la scienza, si parla da decenni di scienza post-normale. Chi si occupa di queste cose già negli anni 70 sentiva parlare di scienza post-normale. E perché si parlava di scienza post-normale? Perché a quell'epoca si cominciò a capire che nel momento in cui la scienza interferisce fortemente con i processi decisionali, cioè se io adopero i dati scientifici per decidere come pianificare il territorio, come gestire l'ambiente, a questo punto la scienza non sta più in una torre d'avorio, non è più autoreferenziale, non è sufficiente che lei, come dire, si autocertifichi per quanto riguarda la validità delle conoscenze scientifiche, perché deve confrontarsi con la realtà quotidiana. Quindi diventa post-normale. Vedete, il post che è stato coniato nel 2016 per il post-verità, la scienza già da decenni lo aveva, come dire, nel carniere. E questo è fondamentale. Luciano Gallino, non so se qualcuno di voi lo conosce, un sociologo molto in gamba che è morto recentemente e che ha lavorato con quell'industriale illuminato che è Adriano Olivetti a Ivrea, parlava già nel 2007, quindi 10 anni fa, della necessità di passare da una conoscenza affidabile in termini scientifici a una conoscenza socialmente robusta. Che vuol dire socialmente robusta? Io posso fare la migliore conoscenza in termini scientifici, se poi la gente non mi crede, non ci faccio nulla. Vi racconto un piccolo aneddoto. Noi spesso siamo anche, diciamo, interlochiamo anche con le procure, perché loro fanno delle indagini e chiedono all'ISPRA, alle ARPA territorialmente competenti, no, di mettere a disposizione la loro competenza, le loro conoscenze. In una di queste interlocuzioni si parlava di piezometri, di carotaggi. Il carotaggio è un buco nel terreno, no? E si diceva la modalità, e noi abbiamo detto, beh, insomma, di solito, come dire, la società industriale su cui magari si appunta l'indagine della procura, che fa il carotaggio. Dice, no, assolutamente, dovete farlo voi. Dice, noi non crediamo al carotaggio della società industriale. E noi abbiamo faticato, abbiamo spiegato che insomma è un buco. Cioè, poi noi siamo presenti nel momento in cui si fa questo buco, controlliamo, ma insomma. E ci è voluta fatica. Cioè il buco fatto dalla società industriale era un buco non vero, era un buco falso. Il buco fatto invece dall'ISPRA era un buco
vero. Questo vi fa capire come, no, post verità o non verità. Perché vi sto facendo questo discorso? Perché l'attività di reporting prevista nell'ambito del piano triennale è un elemento cruciale per creare un ponte tra l'attività tecnico-scientifica e la gente, la conoscenza che la gente deve avere dei dati dell'ambiente. Noi abbiamo delle distorsioni percettive enormi e questo crea un sacco di problemi. Questo crea un sacco di problemi, perché magari quello che è una conoscenza scientifica non viene percepita come tale, c'è diffidenza. Allora, questa attività che viene presentata oggi, il set di indicatori condiviso, non solo deve essere condiviso all'interno del sistema, ma deve essere comunicato correttamente all'esterno. Noi dobbiamo passare, come diceva Gallino, da una conoscenza affidabile in termini scientifici a una conoscenza robusta dal punto di vista sociale. Di questi indicatori non dobbiamo essere convinti solo noi, deve essere convinto anche il cittadino, l'assessore, il ministro, il procuratore. Altrimenti non ne veniamo fuori, altrimenti non facciamo il nostro mestiere. Quindi questo è il senso delle attività che stiamo facendo nel piano triennale. Quando noi parliamo di armonizzazione, di omogeneizzazione dei metodi, del fatto che bisogna avere la stessa conoscenza, diciamo, in Sicilia come in Valle d'Aosta, significa che dobbiamo costruire una conoscenza non solo scientificamente affidabile, ma socialmente robusta. Questa è la sfida. Adesso la nuova legge ci mette nelle condizioni di essere ancora più efficaci in questa attività. Quindi quello che era, che finora era, come dire, un'attività, tra virgolette, volontaristica del sistema, che da anni si è messo insieme, ha lavorato, adesso c'è una legge primaria dello Stato che ci impone di farlo. È il salto di qualità. Quindi oggi siamo, come dire, ed è stato detto, al punto di partenza. Il percorso è complicato, è difficile, perché il treno è in corsa, non è che dice fermiamo il sistema, ci prepariamo, no, dobbiamo lavorare sapendo che il treno è in corsa. Sapendo che i cittadini ci richiedono le cose, che le procure ci richiedono le cose, che ci sono una serie di attività su cui il sistema deve effettuare i suoi controlli, e nel frattempo dobbiamo fare anche quella ricerca applicata che ci permette sempre più di capitalizzare e di migliorare le nostre conoscenze. È una bella scommessa, da scienza post-normale, ecco, questo è importante. Anche quando ragioneremo nelle sedi in cui si chiacchiera e si discute di ricerca, far capire che la ricerca del sistema delle agenzie è una ricerca che ha una sua connotazione, è importante, e vi assicuro che non è chiaro a tutti. In Italia in molte sedi si ha ancora una visione, come dire, standard della ricerca, che non è la nostra, perché noi ci confrontiamo col territorio, con i problemi reali. La nostra è una scienza post normale, perché siamo nell'epoca della post verità. Lo chiudo qui.